Fermati lì. Sì. Ma no, per favore, che cosa mi ha combinato Matilde? Non va bene. Mi dispiace, figliola, ma non posso assumerti. Ti credevo diversa. Perché non può assumermi, signora? Io lavoro molto bene e so fare di tutto. Ma sì, non ne dubito. Ma sei troppo giovane, troppo gracile, non sembri abituata a lavori pesanti. Prima dov'eri a servizio? Per me questa sarebbe la prima volta. Ma che ti dicevo? Si capisce a prima vista. No, in casa voglio gente responsabile. Matilde lo sa e non capisco perché ti abbia fatto venire qui. La prego, signora, mi metta alla prova. Io ho bisogno di questo lavoro. Sapesse quanto ho girato prima di venire da lei. Se non andrò bene, mi manderà via. No, no, dopo sarebbe molto più imbarazzante. Meglio che cerchi lavoro da un'altra parte adesso, eh? Mi provi per qualche giorno. Vedrà che sarà soddisfatta. Va bene. Ti assumo provvisoriamente. Grazie, signora, non Non se ne pentirà. dimenticare che sei soltanto in prova. Sì, ho Lina? capito. Sì, signora. Abbiamo una divisa per lei? Credo di sì, signora. Allora che si cambi e cominci a fare qualcosa subito. Mamma, tu ti opusiste a che ti internara il dottor? Lo sabías o no lo sabías? ¿Quieren internarte? No, no, mamá. Ahora no. Antes de que yo llegara. Creo que Bernarda se opuso. Sí, lo sé. Pero fue por expreso pedido mío. ¿Pero por qué, mamá? ¿No confías en el doctor? ¿Es por eso? No, no es por eso. ¿Y entonces, mamá? No quería que cuando volvieras me encontraras en el hospital. ¿Pero por qué, Isabel? No quería que estuvieras a solas con Bernarda.